Sindaco Leonardo Latini, entriamo in una fase importante, una settimana direi rilevante ai fini del progetto Stadio Clinica. Giovedì la parte tecnica risale a Perugia per il secondo appuntamento. Ha qualche feedback rilevante in merito e cosa si attende? Beh, io attenderei un risultato ovviamente positivo, non so se sarà l'ultimo incontro, se ancora ce ne sarà un altro, sarà necessario averne un altro. L'importante è che ci siano tutti i pareri e che ci si indirizzi verso un esito, speriamo tutti, positivo. È chiaro che stiamo attendendo anche quelli che possono essere i risultati, gli esiti dei pareri richiesti per quanto riguarda la vicenda più spiccatamente sanitaria, però insomma credo che avendo avuto sempre riscontro, quantomeno dal punto di vista politico, della volontà di portare avanti il progetto, se non ci sono situazioni e condizioni tecnico-normativo-stative, tutti quanti noi speriamo insomma di arrivare prima o poi a una definizione positiva. Da quanto si apprende ci sarà bisogno di un altro parere, oltretutto, che è quello dell'Avvocatura regionale. Lei ha info in merito? No, su questo no, però insomma l'importante è che ci siano tutti quelli che sono gli elementi per poter poi arrivare a una ponderazione effettiva e speriamo positiva di tutti quanti gli elementi. Sappiamo tutti che è una procedura particolarmente complessa, innovativa, perché mai nessuna opera pubblica è stata fatta con queste modalità, quindi stiamo in qualche modo portando avanti un qualcosa di pionieristico e come tutte quante le cose pionieristiche speriamo però che possano poi essere di esempio per tanti altri. Ne approfitto per chiudere il discorso sulle infrastrutture. 17 ottobre, sappiamo che è stato depositato il famoso ricorso al TAR. Da quanto risulta, quantomeno a me, trascorse 2 settimane, il Comune non si è costituito ancora in giudizio. Qual è la motivazione e cosa state facendo per... Ancora ci sono i termini di legge, quindi la nostra avvocatura si occupa di talmente tante cose e questa la metterà chiaramente nella scadenza in base a quelle che sono le tempistiche che il codice scandisce. Quindi sotto quel punto di vista ovviamente stiamo facendo tutto quello che è necessario a tutela dell'ente e secondo me della bontà di un progetto, quindi già sono state coinvolte tutte le direzioni e si stanno assumendo tutte le informazioni necessarie per approntare una difesa che speriamo sia efficace. Comunque vada, si può dire che i lavori potranno iniziare solo nel 2023? Beh, ancora siamo in fase ovviamente di ultimazione della procedura, quindi ci sono poi da scontare tutte le vicende anche edilizie, quindi ancora insomma dei tempi ci sono, speriamo di concludere comunque anche questa vicenda il prima possibile in maniera positiva, nonostante anche in questo caso la complessità della stessa.